Ciao, sono Bianca, studentessa dell'ultimo anno di liceo scientifico, con una curiosità attenta alla gestione dei rifiuti e in particolare all'uso innovativo degli scarti. Per questo mi piacerebbe farvi conoscere Funghi Espresso, che sperimenta nuove tecniche di coltivazione ispirate ai processi naturali, a partire da uno scarto, il fondo di caffè. Intervistiamo dunque Antonio Di Giovanni, agricoltore urbano e fondatore di Funghi Espresso. Una generazione contro lo spreco, dando valore agli scarti. Come ci riesce Funghi Espresso? Intanto grazie per l'invito e ciao Bianca, e grazie per questa intervista. Gli scarti sono presenti all'interno della nostra vita in tanti modi. Ci sono tante tipologie di scarti. Io personalmente mi sono sempre occupato di scarti alimentari e scarti agroindustriali, che sono tutti gli scarti organici. E quindi in agricoltura ci sono tanti scarti organici, come ad esempio la paglia, come ad esempio il silver skin, che è lo scarto di torrefazione che deriva dalle torrefazioni. Poi abbiamo altri scarti che derivano dal mondo, diciamo, alimentare, come il fondo di caffè, che può essere utilizzato benissimo per l'agricoltura, perché è ricco di nutrienti ed è ricco di sostanze che poi possono essere utilizzate per la coltivazione dei funghi. Infatti, la nostra startup si basa proprio su questo concetto, cioè ovvero di recuperare il fondo di caffè per produrre degli ottimi funghi commestibili del genere Pleurotus. Avete iniziato pensando sin da subito all'economia circolare oppure è stata una naturale evoluzione? All'inizio, in realtà, il progetto era molto più incentrato sulla coltivazione dei funghi e sul recupero del fondo di caffè. Poi, e quindi molto sul discorso recuperiamo uno scarto e ricicliamo uno scarto. Poi, pian piano, mentre stavamo proprio svolgendo il progetto, abbiamo detto: vabbè, con i nostri scarti di produzione dei funghi, cosa possiamo fare? Allora abbiamo cominciato a fare il compostaggio, poi abbiamo introdotto i lombrichi per la produzione di humus lombrico e così via. Poi è arrivato anche un altro progetto, che è l'acquaponica, e successivamente l'ultimo progetto che abbiamo attivato pochi giorni fa è proprio il pollaio. Tutto nell'ottica dell'economia circolare, cioè ovvero gli scarti, un effetto a cascata, quindi lo scarto che si genera da un processo viene riutilizzato e rientra all'interno di un altro processo produttivo. In questo modo cerchiamo di produrre meno rifiuti e di generare nuovi prodotti, quindi nuova energia e non da meno anche nuovi posti di lavoro. Guardando al futuro, avete nuove sfide in cantiere? Allora, abbiamo diverse sfide perché una tra tante è quella di andare a inserire l'agricoltura urbana, farla passare come un'agricoltura sostenibile, produttiva e efficiente da poter realizzare tranquillamente in città, ovunque, e che abbia l'obiettivo di riciclare gli scarti, della città per ridare alla città stessa nuovi prodotti come funghi, insalate, ortaggi e altro. Quindi l'obiettivo è riuscire a produrre un'agricoltura urbana, sostenibile e naturale. E aggiungerei anche una parola, locale. Quindi che tutto avvenga a chilometro zero e che diventi qualcosa, diciamo, per la comunità. Grazie mille per il suo intervento. Grazie a voi Bianca per il vostro invito e se volete venirci a trovare, siete sempre benvenuti qui a Scandicci nella nostra azienda. Un saluto a tutti.